Negli episodi precedenti ho scritto una storia d'orrore che si è avverata, come Thomas Zane negli anni 70. Non andrai oltre. Se seguo il volere della presenza oscura, la storia che sto scrivendo non salverà Alice. È una storia dell'orrore, non risparmierà nessuno. Conosce Zane, Thomas Zane, e lei è la signora della luce della canzone. Ha lasciato qualcosa per aiutarmi, il clicker. Alan ripensò a quell'episodio sulla riva di Cauldron Lake con in mano il vecchio clicker. Fece un respiro profondo e saltò. Ora posso raggiungerla, porre fine a tutto questo. Mi sentivo male. La testa stava per esplodermi e la luce mi feriva gli occhi. Mi servivano i miei occhiali da sole e degli antidolorifici. Mentendo spudoratamente anche a me stesso, giurai di smettere di bere. Salve youtubers e benvenuti per questo sesto episodio di Alan Wake in compagnia di BloodyRose258. Gli occhiali da sole resero il mondo accettabile. Potevo tenere gli occhi aperti senza sentirmi come un vampiro in pieno giorno. Le pillole agirono in fretta. La prospettiva di rimanere sveglio tornava ad essere plausibile. Sulla segreteria c'era un messaggio per me. Hai un nuovo messaggio. Al, hai ancora dormendo? Sveglia, sveglia! Sul tuo divo dovrebbe esserci il tuo show! Sempre che Alice non fosse troppo arrabbiata per registrartelo. Mi ha chiamato prima e me ne ha dette di tutti i colori. Sì, abbiamo esagerato un po' la notte scorsa, ma queste feste fanno parte del business. Ascolta, ti parlo da amico. Quando cerca di dirigere la tua vita così, non fai il bene della tua carriera, ok? Ci sentiamo dopo, Al! Guarda lo show! Ero stato l'ospite di un talk show la notte prima, per parlare del mio ultimo libro. La registrazione doveva essere sul nostro divo. Grazie a tutti. Stasera sarà una puntata eccezionale. Stavo parlando con il famoso scrittore Alan Wake del suo nuovo libro, The Sudden Stop. Ciao, un bel libro. Compratelo. No, no, è davvero un bel libro. E guarda, sarò onesto. Pensi sia il caso? No, ma lo farò lo stesso. A volte mi faccio scrivere i riassunti dei libri perché sono un tipo impegnato. Ma questo l'ho letto davvero, dall'inizio alla fine, perché sono un tuo fan. Wow, grazie. Ora, questo potrebbe rovinarvi la sorpresa se ancora non l'avete letto. Cioè, viste le vendite, se siete uno dei due che non l'hanno ancora fatto. Ma quest'ultimo libro narra la morte del protagonista, il detective hardboiled newyorkese Alex Casey. La cosa ha provocato parecchie reazioni negative. Perché diavolo hai ucciso Casey? Cosa avevi in mente, amico? Finalmente! Scherzo. 7 anni e 6 libri sono un sacco di tempo. Era un po' pesante passare ogni giorno di lavoro con un tipo così. È stato bello, ma è ora di provare cose nuove. Il prossimo libro sarà un nuovo capitolo per me. Sei un bastardo egoista. Pensi solo a te stesso. Ah, ci hai sicuramente fatto divertire in questi anni. Ora, che me lo fai notare? Casey era davvero un tipo pesante. Non ha mai avuto molta fortuna in amore. C'è qualcosa di autobiografico in questo? Già, le amiche di Casey tendevano a mollarlo. Con Casey tutto girava attorno al dolore. Niente di autobiografico in questo, no. Con un uomo felicemente sposato, mia moglie
è la mia musa. Beh, congratulazioni, fa piacere saperlo. Allora, com'è andato il tour promozionale? Bene, benissimo. Ma devo dire che sono contento di essere a casa, a New York. Beh, ultimamente hai senz'altro fatto notizia. Un sacco di feste e... una rissa con un paparazzo. Oh, beh, quel tipo mi tormentava. Ho perso il controllo. Ho sbagliato, lo so. Sei famoso per il tuo caratterino. Beh, ho anche scritto diversi libri. E comunque, il tuo ultimo romanzo si intitola The Sudden Stop ed è in libreria. Andate a comprarlo. Oh, ce l'ho con voi, i due che ancora non l'hanno letto. Signore e signori, per questa notte è tutto. Vorrei ringraziare gli ospiti della serata. Alan Wake, Sam Lake. Sam, ci rifaresti quella smorfia? Grande! E poi i nostri ospiti musicali, i Poets of the Fall. Grazie e buonanotte. Almeno ero stato divertente. Non era andata così male. Ehi, tesoro, hai visto lo show? Non ho detto niente di stupido, se lo vuoi sapere. Ok, Musone. Vuoi un'aspirina? Ora riattacchi con la storia del bere. Sai cosa? Torna a dormire, Alan. Cosa? Adesso non mi parli più? Beh, stamattina ero arrabbiata perché avevi detto che saresti tornata a mezzanotte e sei arrivata alle 7, svenendo a metà frase. Ora mi è passata, tu sei arrabbiato? È questo maledetto tour! Ci è sfuggito di mano. Oh, tesoro, è quasi finito, no? Ricominceremo la solita vita e potrai tornare a scrivere. Mi spiace, tesoro. Alan, non riesci a ragionare. Fatti una doccia e torna a letto, ok? Sì. Hai ragione. Scusami, quando sarà finita andremo via insieme. In vacanza. Solo tu e io. Un po' di pace e quiete. In qualche modo, il clicker era la chiave per il cottage. Dovevo tornare a Cauldron Lake per salvare Alice. Torno al lago per chiudere questa dannata faccenda. Scriverò il finale della storia nel manoscritto come voglio io, per sistemare tutto. Perché non puoi scriverlo qui? L'ultima pagina è ancora nella macchina da scrivere, devo prima leggerla. Ogni cosa deve essere perfetta. Zane cercò di prendere scorciatoie e finì male. Ok, io sono pronta. Mi dispiace molto, Sara, ma devo farlo da sola. Barry, prendi la pistola. Signora Weaver, chiuda la porta quando esco. Buona fortuna. Ci vediamo dopo. Quando uscii, faceva caldo e c'era il sole. Avevo premuto il clicker. Aveva fatto tutto questo. Non ci pensai. Dovevo approfittare della luce del sole per arrivare al lago. Nella pagina di Zane mi trovavo in riva al Cauldron Lake, pronto a usare il clicker. Ed era lì che stavo andando. Luce del giorno, circondato dal magnifico paesaggio del nord-ovest del Pacifico. Era difficile impedire al dubbio di farsi strada per l'ultima volta. Potevo ancora pensare che fosse tutto un sogno, un'illusione. Avevo abbastanza immaginazione da inventarmi tutto. Forse ero sempre stato nel cottage, intrappolato in una storia nella mia mente, impazzito dal dolore per la scomparsa di Alice, come sosteneva Hartman. Non c'era modo di saperlo. Mi dissi che in fondo non aveva importanza, la mia strada era tracciata. Ok ragazzi, ho voluto farvi gustare appieno quel flashback, anche perché le mie parole avrebbero sicuramente rovinato il momento. Era abbastanza pesante come tensione fra Alan ed Alice. Quindi riprendiamo da qui, come avete ben intuito durante tutto questo riassunto e questo flashback. Alan e Alice non sono una coppia di quelle perfette, senza un minimo litigio, ok, però si vogliono bene.
cioè si vede, si perce a pelle questa cosa. Oltretutto nel Larry Garrett Show, che è una sorta di David Letterman Show, abbiamo visto non solo l'attore il Cavilli, che ha interpretato Alan Wake, ma anche Sam Lake, che come vi ho già detto penso in altre occasioni è lo scrittore di Alan Wake, colui che ha ideato Alan Wake e che ha ideato anche Max Payne, che poi sembra quasi essere ripreso da questo Alex Casey di cui scrive Alan. E oltretutto abbiamo visto uno scorcio dei Poets of the Fall, che hanno appunto collaborato più volte con Sam Lake in un progetto di sempre porca miseria. Scusate, mi è partito un colpo. E quindi hanno partecipato a Max Payne 2 con una canzone. Comunque, Motel Majestic, a pochi passi da qui vi aspettiamo. Letti confortevoli, stanze pulite, accesso wireless a internet, lavanderia, TV via cave, cuscino in ogni stanza, telefono, quello che è. Cioè, non mi sta venendo in mente come si chiamava... Late Goodbye, ok. Si chiamava Late Goodbye la canzone di Max Payne. Mentre qui hanno partecipato con più canzoni, addirittura ce ne sono tre, di cui due le hanno registrate sotto il nome di All God of Asgard, per appunto dare la nomea e spessore alla band che era formata qui in questo gioco da Odin e Thor. E sì, bellissime canzoni secondo me. Abbiamo sentito Children of the Elder God, che è stata una delle parti più gasative del gioco secondo me, e The Poet and His Muse, che racconta fra le righe la storia di Thomas e di Barbara, e niente. Poi abbiamo sentito War, che è il riassunto, diciamo, di questo gioco, il mind game, se possiamo dire. Allora, mi sono fermata in questa casupola perché non so dove andare effettivamente. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante prima di andare avanti per la nostra strada e cercare di raggiungere Cauldron Lake. Abbiamo trovato un thermos, quindi sì, abbiamo trovato qualcosa di interessante effettivamente. E niente, mo vediamo come va a finire. Questo è l'ultimo episodio ufficiale del gioco. Vi ho anticipato anche nella descrizione, se l'avete letto, che sono 6 episodi più 2 scaricabili. Non so se farò gli altri 2. Penso di sì, molto probabilmente sì, anche perché voglio portarvi fino in fondo a questo viaggio. E portarmici anch'io, perché non li ho mai fatti questi 2 episodi. Sarebbe la prima volta che li faccio insieme a voi. E mi hanno detto che sono deliranti, quindi ci sta. Ci sta andare a vedere come va a finire, anche perché dal finale che vedrete fra 2-3 gameplay, penso più 2, perché oltre a questa cercherò di fare solamente 2 parti, un po' come ho fatto dal 5° episodio o dal 4°, non mi ricordo, vabbè, lasciamo perdere. Ti viene la curiosità di sapere che cosa c'è dopo, quindi quella esplica che cosa sta succedendo, ed è, a quanto ho capito, un'ottima connessione fra Alan Wake ed un ipotetico Alan Wake 2, Alan Wake American Nightmare, che spero di potervi fare prima o poi, sempre se il PC permette, perché purtroppo ho avuto svariati problemi e non so se parte. È solamente uno spin-off, non è un continuo di Alan Wake. Quindi, intanto riforniamoci, abbiamo trovato una cassa nascosta, insomma, fino a un certo punto. E ovviamente ricordatevi che le casse, i thermos, i TV, gli show, ho fatto un miscuglio fra TV e show, le TV, le radio, sono tutte obiettivi che, se voi trovate tutto, sono tutti obiettivi che nella Xbox si sbloccano, quindi state attenti. Io ho cercato di prenderne quante più possibile, purtroppo non so
come aiutarvi meglio, perché dovrei rifare di nuovo il gioco e quindi sarebbe un casino. Il mio compito lo sto espletando facendovi vedere la storia, più che altro. Vuole essere sì una guida, ma soprattutto mostrarvi la storia, soprattutto per chi non ha l'opportunità di giocarlo o per comunque chi vuole seguire un'avventura diversa dal solito prima di poter acquistare il gioco. L'oscurità mi aveva toccato. C'era un filo tra noi, ci sarebbe sempre stato. Sentivo ancora la sua presenza avvicinarsi. E a me non piace questa cosa. Comunque, attraversiamo qua le macchine. È diventato già tutto scuro, si sta oscurando. Porca miseria. Ucciderò tua moglie. Ok, sempre se io non distruggo te, bastardissima. Allora, cerchiamo di liberarci di sti cosi. Sì, però questi sono cecchini, cioè non è possibile che da questa distanza questi riescano a farmi tutto sto gran danno. Prendiamo la pagina del manoscritto e leggiamola nell'immediato, sempre se arriviamo. E Alan non stanca. All right. La presenza oscura non tentava più di catturare lo scrittore perché scrivesse il finale che desiderava. Lo scrittore sapeva troppo, era troppo forte e aveva un'arma lasciata da Thomas Zane, qualcosa che avrebbe potuto ferirla. Ora l'oscurità stava facendo il possibile per evitare che lo scrittore raggiungesse Cauldron Lake e il luogo buio da cui era venuta. Oh yeah! Figo. Allora, andiamo avanti, prendiamoci la macchinetta e cerchiamo di raggiungere il più velocemente possibile Cauldron Lake. Dunque, tecnicamente perché non può usare di nuovo il clicker? Mi domando io. Qua c'è un'altra macchina se la volete cambiare. Ma a me piace questa che ha un ruggito che sembra quasi faccia le fusa perché è abbastanza veloce. Allora, salve. Spremuta di oscurità solo per veri intenditori. Qua non ci possiamo andare, quindi dobbiamo andare qua sopra. Hotel Majestic. Oh, salve. Al Majestic non era dove c'era Nightingale, dove aveva alloggiato Nightingale. Possibile, probabile. Allora, prima di andare dentro vorrei controllare qui nei dintorni, prima che ci perdiamo un qualche thermos nascosto. Qua c'è una piramide di lattine da far crollare. Io ho fatto abbastanza schifo sprecando 3 munizioni, voi non fatelo, prendete bene la mira. Anche questo è un obiettivo sbloccabile nell'Xbox, quindi prendetele tutte quelle che trovate sparse per il gioco. E mi sembra che non ci sia nulla, nessun thermos, nessuna cosa. Qua c'è solamente una macchina e nulla. Va bene, torniamo indietro ed andiamo a prenderci i rifornimenti che sono messi nella cassetta rossa innanzitutto, anche perché siamo un po' a corto di munizioni, quindi potrebbero sempre servirci. Ok, ottimo. Dunque, stando alla firma sul registro del motel, l'agente Nightingale aveva alloggiato lì, stanza numero 2. Che bello. Dunque, Majestic Motel, informazioni generali, è richiesto un deposito rimborsabile di $100 per ogni prenotazione, non accettiamo assegni, accettiamo tutte principali carte di credito e di debito, check out alle 10, sono vietati gli animali domestici e la musica ad alto volume.
che del tipo se sono vietati gli animali domestici, mi chiedo come faccia essere entrato Nightingale. Un veicolo per stanze, i servizi sono riservati agli ospiti registrati, non sono permesse visite dopo le 21 e non ce ne frega niente. Qua c'è un termos di caffè, dentro un bagno, della serie fate anche voi un clister al caffè. Che schifo. Scusate, reminiscenze da real time queste. Non so se qualcuno di voi ha mai visto quella puntata Horribilus, però... c'è munizioni, foto di Barry e di altri. Granate. Evidentemente era la stanza che ospitava l'agente Nightingale quando non era là fuori a darmi la caccia. Bella bottiglia di vino. Più anche il coso di Hartman. Bastardo. Porca... maledetti, li odio. Quando fanno così all'improvviso li odio a morte. Silenzio. Il silenzio è d'oro. Maledetti. Allora. Controlliamo anche queste stanze, ma non penso ci si possa entrare, anche perché... non sono importanti ai fini della storia. Quella di Nightingale ancora poteva esserlo. Riprendiamo la nostra bella macchinetta, parcheggiata perfettamente. E ora dobbiamo fare un bel volo d'angelo. Oh yeah. Pronti? Via. Boom. Tipo si sarebbe distrutta tipo in maniera irreversibile, però vabbè, andiamo da questa parte, vediamo che c'è. Nulla, perché lì non ci possiamo andare. Ottimo, giriamo. Entriamo qui, vediamo se c'è qualche termos, qualche pagina del manoscritto. Non sembra. Miseriaccia. Ah, ok, ottimo. Ottimo. Là c'è luce, voglio la luce. Sono volata fuori dalla macchina. Ok. Che cosa sarà per succedere? Bengala? Secondo me il pandemonio. Appunto. Appunto. Ok. Un'altra volta, mamma mia. Arrivaci fino là sotto. Dunque. Mio Dio. Sta arrivando addosso di tutto, frigoriferi, ruote, barili, di tutto proprio. Ecco un altro, no, il frigorifero, prima il frigorifero. Lo sapevo che mi arrivava addosso. Cosa possiamo fare? Aspettiamo un attimino, così recuperiamo energia, perché non ho voglia di morire prima di raggiungere quel bel fascio di luce lì in fondo. Oh mio Dio. Ah.
frigorifero via. Perfetto. E mo... No. Morire così, non farmi morire così, non farmi morire così, sono bloccata fuori. Ce l'ho fatta. I'm the best. Appunto, anche mio. Oddio, non è stato esattamente un piacere, però comunque ragazzi, noi ci fermiamo per il momento qui. Iscrivetevi al canale per seguire Alan Wake, per seguire tutte le novità che verranno. Magari mettete un mi piace, commentate se avete qualcosa da chiedere o suggerimenti da darmi. Fate conoscere il canale, spammate e ci rivediamo noi alla prossima gameplay, sempre qui su Alan Wake. Ciao!